l'idea è nata da Beppe Caschetto, il produttore, che mi ha chiesto di prendere in considerazione l'ipotesi di questo remake di un film, Un novio para mi mujer, che è stato un successo in Argentina. Quando ho visto il film mi sono subito convinto, perché è un film che mi ha commosso, mi ha fatto ridere, mi ha coinvolto, e quindi ho trovato proprio la possibilità di trovare anche delle mie corde che potessero in qualche modo riadattare in Italia questo film. E l'ho fatto con Francesco Piccolo e la collaborazione di Dino Gentili, adattandolo in una Milano contemporanea, non centrale, con la collaborazione degli attori Luca, Paolo e Geppi Cucciari, che ci hanno messo, sono stati coinvolti e sono stati anche coinvolgenti nel loro desiderio di prepararsi e di fare al meglio questo film, e per interpretare dei personaggi a tutto tondo. C'è stato un lavoro di preparazione al quale tengo molto e a cui loro si sono prestati in modo molto professionale. È nata anche lì da un dialogo con Beppe Caschetto e soprattutto da un incontro con loro stessi. No? Nulla viene mai imposto e nulla può venire bene se è imposto. È stato un incontro molto piacevole negli intenti di fare un lavoro gradevole e scritto in modo non superficiale. Il genere in cui mi trovo più a mio agio sono tutti i generi, nel senso che io amo moltissimo la mescolanza dei generi, e anche in questa, che apparentemente è solo una commedia sentimentale, ha dentro c'è molta musica, c'è momenti di dramma, momenti di comicità, momenti surreali, momenti realistici. E a me piace moltissimo il noir, il thriller, che qua manca, ma insomma ci sto lavorando.